Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un saggio appena pubblicato, da poco pubblicato da Carocci, dal titolo Prove di memoria. Origini e sviluppi della storiografia nella Toscana medievale 1080-1250 circa, di Alberto Corsa, che abbiamo il piacere di avere nostro gradito ospite e al quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola così ci comincia a raccontare di questo suo saggio. Prego. Sì, buonasera a tutti. Ringrazio Maurizio Calì per l'invito a partecipare a questa presentazione sul mio libro, appunto Prove di memoria, origini e sviluppi della storiografia nella Toscana medievale con limiti cronologici 1080-1250 circa. Questo libro, lo dico subito, è il risultato della mia tesi di dottorato discussa all'Università di Pisa nel 2018, e poi leggermente, diciamo, rielaborata per diventare appunto un libro che è uscito per Carocci nella primavera del 2021. Cosa mi ha mosso a fare questa ricerca? Ecco, direi che questo è il punto di partenza, insomma, di ogni discussione su un libro. Perché ho deciso di scrivere questo libro? Beh, ho deciso di scriverlo perché diciamo, dalla mia tesi di laurea mi sono occupato di cronachistica, in particolare della cronaca, di una cronaca pisana della seconda metà del XII secolo, i cosiddetti Annales Pisani di Bernardo Maragone e Salem. Già in quell'occasione mi avevo cercato di capire per quale motivo due intellettuali cittadini nella seconda metà del XII secolo avessero cercato a un certo punto di scrivere la storia della città, cioè per quali ragioni avessero preso la penna in mano. Questa domanda, diciamo, su questa domanda mi sono un po' arrovellato ed è stata poi, diciamo, la base di partenza della mia ricerca di dottorato, dove ho deciso appunto di riesaminare un dossier di testi storiografici nati, prodotti in Toscana nel periodo di tempo attorno al quale appunto Bernardo Maragone e suo figlio Salem avevano scritto la loro cronaca pisana, cioè il XII secolo. Un XII secolo, diciamo così, lungo, che inizia nel 1080, quindi alla fine dell'undicesimo secolo, e arriva fino al 1250. Entro quest'ambito cronologico, infatti, mi ero già reso conto durante le mie ricerche per la tesi laurea, vediamo in Toscana un'esplosione più, diciamo, meno rapida, a seconda delle zone, di testi storiografici. Cioè, gli intellettuali di diversa, diciamo, estrazione culturale, sociale, istituzionale, ma appunto tutti accomunati da un marcato protagonismo politico, comincia a scrivere la storia della loro città. Ecco, perché lo fanno? Questa è proprio la domanda che ha mosso la mia tesi di dottorato. In realtà questa questione non aveva ancora una risposta, perché questi testi erano stati studiati principalmente dai filologi, che li avevano guardati, diciamo, col filtro con cui solitamente appunto i filologi o gli storici della letteratura, diciamo così, guardano i testi, come appunto dei testi letterari, di cui è opportuno riconoscere appunto le fonti, le forme di scrittura, le forme appunto di scrittura della storia, un'attenzione marcata a elementi propriamente letterari, ma non erano, diciamo, mai veramente stati studiati da storici che li guardassero con una prospettiva nuova, diciamo diversa, vale a dire con la prospettiva di colui che si chiede per quale motivo a un certo punto diventa necessario scrivere la storia della propria città. Ecco, la domanda appunto non è poi così banale. E appunto ho provato in questo libro a dare una risposta. Dunque, il libro è diviso in tre parti.
una prima parte in tre parti principali. Una prima parte si chiama radici, una seconda parte si chiama ramificazioni, una terza parte che si chiama invece verso nuovi orizzonti. Partiamo nella prima parte. In questa prima parte, come ho detto, ci troviamo all'inizio, diciamo, di questo fenomeno, tra la fine dell'undicesimo e i primi decenni del dodicesimo secolo. È il momento in cui a Pisa, ma anche in un'altra area della Toscana, ad Arezzo, vediamo i primi esperimenti di scrittura della storia. Siamo in una fase appunto molto sperimentale. Questi primi testi in realtà, come dire, non aderiscono a canoni storiografici definiti, talvolta sono testi molto brevi, annotazioni poste a margine di manoscritti che hanno un contenuto principale diverso, come il caso per esempio di un testo come il Chronicon Pisanum o di questi testi appunto cronistici minori, che non sono altro che elenchi, diciamo, cataloghi di re e imperatori, che cominciano a essere diffuse proprio nella seconda metà dell'undicesimo secolo. Ecco, qui vediamo che si inizia a scrivere la storia. Ma chi è che la scrive? La scrivono principalmente, diciamo, ecclesiastici. A Pisa, che è, diciamo, il caso più interessante, sono i canonici della cattedrale a essere protagonisti della scrittura della storia. Queste cose un po', diciamo, già le sapevamo dalle ricerche precedenti. Quello che non sapevamo è perché si comincia a scrivere la storia proprio in questo momento. Ecco, da un'analisi ravvicinata con i primi testi pisani si riesce a capire bene che in realtà è solo un gruppo specifico all'interno della città che decide a un certo punto di prendere la penna in mano per rivendicare attraverso la storia le proprie posizioni politiche. Siamo nella fase, appunto, alla fine dell'undicesimo secolo, di quella che viene definita appunto lotta per le investiture. Ecco, vediamo che gruppi sociali specifici all'interno delle città cominciano a scrivere la storia, a usare questa storia come argomento per rivendicare le proprie posizioni politiche. A Pisa è in particolare il gruppo di quelli che si richiamano un fronte politico, che potremmo dire, diciamo così, gregoriano, filo gregoriano, cioè quelli che seguono, diciamo, la linea politica di Gregorio VII e poi di Urbano II, a scrivere la prima opera storica della città, il Carme, il cosiddetto Carmen in Victoria Pisanorum. Questo è il contesto in cui si iniziano a scrivere appunto le storie appunto nelle città, ecco, della fine dell'undicesimo secolo. Anche ad Arezzo è un caso simile, nel senso che queste storie aretine, questa cronaca dei custodi appunto aretina, un testo che vediamo scritto appunto in questa fase, fine 11, inizio 12, non è il risultato di un'operazione storiografica condivisa, ma è un testo scritto da un gruppo sociale specifico con obiettivi politici molto precisi. Ecco, questa prima fase viene superata in un certo senso all'inizio del XII secolo, quando vediamo che vediamo a Pisa che si scrivono nuove opere storiografiche con un nuovo impianto. Siamo qui nella fase che ho chiamato appunto, che ho voluto chiamare nel libro ramificazioni. Cos'è successo nel mentre? È successo che quei conflitti di cui ho parlato appunto nella prima parte sono sopiti. C'è stata un'ampia opera di pacificazione all'interno della città, portata avanti principalmente dai vescovi. Operazione di pacificazione molto evidente a Pisa, è famoso appunto il Lodo delle Torri del vescovo De Berto, un documento che certamente tutti coloro che seguono questo blog conoscono. Pacificazione a cui segue tuttavia non, ecco, la perdita, per così dire, la scomparsa, ecco, di quell'esperienza storiografica che aveva caratterizzato il clima culturale della fine dell'undicesimo secolo, ma al contrario un suo recupero,
si capisce cioè che effettivamente raccontare la storia, usare la storia per raggiungere certi obiettivi politici nell'arena pubblica della città o fuori dalla città, può essere, come dire, uno strumento che può portare dei successi. E questo è evidente a Pisa dopo soprattutto la crociata, ma dopo soprattutto la guerra di Maiorca, 1113-1115, questa impresa con cui i pisani vanno appunto alle isole Baleari per appunto cercare appunto di conquistare questo arcipelago. Ecco, questa impresa di Maiorca diventa Pisa un oggetto, come dire, diventa un vero e proprio nucleo, diciamo, memoriale stabile della città, che viene raccontato e riraccontato. Abbiamo diverse versioni di questo racconto, scritte su supporti diversi. Un epigrafe, per esempio la famosa epigrafe di Porta Aurea, abbiamo appunto i gesta triunfalia per Pisano Sfacta, o l'ultima opera, diciamo, di questa serie, il cosiddetto Liber Maiorcinus. Qual è la cosa importante, diciamo, di questa fase, appunto, che chiamiamo ramificazioni? Che è, come dire, una serie di elementi stabili del racconto, che io nel libro ho chiamato elementi metanarrativi, come la lotta, per esempio, contro i musulmani, il richiamo alla guerra come una guerra voluta da Dio. Questi elementi stabili sono sempre presenti nei racconti. Tuttavia vengono plasmati in maniera diversa a seconda dell'obiettivo politico che si vuole raggiungere. Questo è molto importante perché ci consente di capire perché queste opere storiografiche hanno tutte più o meno lo stesso oggetto, cioè la guerra e spesso appunto la guerra contro i musulmani, ma sono sempre diverse, usano supporti diversi, appunto abbiamo visto epigrafi o manoscritti, usano forme di scrittura diverse. I gesta triumphalia per Pisano Sfacta sono in prosa, mentre Liber Maiorcinus è un'opera in esametri di stampo virgiliano. Hanno probabilmente destinatari diversi all'interno della città o fuori dalla città. Nel caso del Liber Maiorcinus, faccio appunto un esempio e poi vado avanti, si tratta di un'opera elaborata nel momento in cui, siamo nel 1126, Papa Onorio II si doveva convincere, i pisani dovevano convincere Papa Onorio II dell'opportunità di concedere a Pisa i privilegi metropolitici sulla Corsica, giustificati proprio sulla base dell'importanza che Pisa aveva nella difesa della cristianità nel Mediterraneo contro i musulmani. È in questo clima che si decide, dopo una serie di trattative, di scrivere Liber Maiorcinus, inteso quindi come un'opera che doveva mettere il punto fermo sul, dopo vari tentativi, appunto abbiamo visto l'epigrafe Gesta Triumphalia, che doveva mettere il punto sul protagonismo dei pisani all'interno del Mediterraneo. È un'operazione storiografica che in effetti ha successo, perché nel 1126 i pisani ottengono questo privilegio metropolitico sulla Corsica, volto, diciamo, a sancire, diciamo così, il loro protagonismo mediterraneo. Andiamo avanti su questa strada, verso nuovi orizzonti, la terza parte del libro. Perché l'ho chiamata Verso nuovi orizzonti? Perché questo materiale storiografico, questa esperienza, diciamo, di scrittura della storia, diventa, come dire, parte stabile della cultura cittadina. In questo momento siamo alla metà del XII secolo, non sono più solo i canonici della cattedrale che scrivono la storia della città, ma sono anche nuovi soggetti di formazione laica, giudici o, diciamo così, in senso più generico, giuristi, cioè esperti di diritto. Siamo appunto alla metà del secolo, e nella seconda metà del XII secolo, quando vediamo maturare nuove opere appunto storiografiche da parte di esperti di diritto. Lo vediamo a Pisa con la cronaca di Bernardo Maragone di Salem, che ho già menzionato, ma lo vediamo per esempio anche a Firenze, dove vengono fatti proprio nella seconda metà del XII secolo i primi esperimenti storiografici in un'opera pure molto breve,
detta Annales Florentini. Anche questi testi hanno, come dire, degli scopi, degli obiettivi. Nel caso, per esempio, dell'opera di Maragone e Salem, è evidente, diciamo, alla lettura del testo e soprattutto al raffronto di questo testo storiografico con altre tipologie documentarie, di cui dirò fra poco, che l'opera è nata nel clima di mediazione tra Pisa e Enrico VI. Siamo negli anni tra, siamo alla fine degli anni Ottanta, nei primi anni Novanta del XII secolo. In quel momento i pisani dovevano convincere Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa, a concedere a Pisa, cioè a riconfermare a Pisa i diplomi imperiali che il padre, appunto il Barbarossa, aveva concesso a Pisa nella seconda metà del XII secolo, in particolare un importante privilegio del 1162 con cui appunto a Pisa veniva concesso il districtus, cioè il potere di esercitare la giustizia su un ampio territorio attorno alla città, il comitatus. Ecco, in quel momento i pisani devono convincere il figlio del Barbarossa, arrivato in Italia, appena diventato imperatore, a concedere nuovamente questo privilegio, e lo fanno usando uno strumento che era consolidato all'interno della cultura cittadina, diciamo così, appunto, la scrittura della storia. Rileggendo da questa prospettiva gli Annales Pisani, si riesce bene a capire qual è appunto la logica che muove il testo. E soprattutto confrontando il testo storiografico con i diplomi che Enrico VI rilascia a Pisa all'inizio degli anni 90, cosa riusciamo a vedere? Riusciamo a vedere come i due testi si richiamino. Cioè troviamo nei diplomi di Enrico VI le stesse argomentazioni che i pisani presentano appunto nella cronaca. Che Maragone e Salem presentano nella loro cronaca, come a dire che effettivamente quel testo era stato presentato alla corte di Enrico VI, era stato letto, le storie dei pisani, come dire, il loro protagonismo, ecco, era stato apprezzato, la loro vicinanza all'imperatore, che è l'argomento fondamentale della cronaca di Maragone e Salem, era stata valutata positivamente da Enrico VI, che quindi richiama questi contenuti storici nei documenti ufficiali, nei diplomi imperiali. Questo è un punto molto importante perché riusciamo a vedere, grazie a questo confronto che è possibile stabilire tra testo storiografico e diploma, il modo in cui effettivamente questi testi venivano letti, l'uso che poteva esserne fatto. Abbiamo già parlato appunto di Firenze, ecco, proprio a Firenze vediamo nascere una nuova storiografia, e mi avvio verso la fine, tra la fine del XII e la prima metà appunto del XIII secolo. Anche qui appunto vediamo, abbiamo detto, gli Annales Florentini, un testo breve molto simile al Chronicum Pisanum, quindi questi testi scritti a margine di manoscritti con brevi annotazioni che portavano notizie, diciamo, sulla città, la distruzione del castello, una carestia, un interdetto papale. Ma vediamo questa nuova cultura storiografica fiorentina svilupparsi soprattutto all'inizio del XIII secolo, quando viene scritto appunto un testo nuovo, la cronica di origine Civitatis Florentiae. Ecco, un testo che anche qui, un testo molto importante perché ci racconta proprio le mediazioni che c'erano state in quel momento lì tra Firenze e Innocenzo III, Papa Innocenzo III, nel momento in cui i fiorentini avevano provato a fare un'operazione, diciamo, direi rivoluzionaria, cioè avevano provato a stabilire all'interno delle mura di Firenze, in particolare all'interno del monastero di San Pier Maggiore, la sede del Vescovato di Fiesole. Cioè i fiorentini volevano portare il Vescovo di Fiesole all'interno della città, appunto nel monastero di San Pier Maggiore, e fare due vescovati all'interno di una città.
un'operazione fortemente davvero innovativa e che riusciamo a studiare grazie alla pronta reazione che a questa operazione politica ebbe Innocenzo III, che naturalmente, come sappiamo, un papa molto energico, non poteva certo accettare uno sconvolgimento così radicale di un elemento tradizionale della geografia ecclesiastica dell'Occidente, cioè che una città avesse due vescovati, due vescovi. Eppure, diciamo, i fiorentini tentarono di fare questa operazione e per provare a giustificarla, scrissero un'opera di storia, la Cronica di Origine Civitatis Florentiae. Quindi, come dire, anche loro, anche a Firenze, si era diffusa nel corso del XII secolo questo importante nuovo, diciamo, modo di giustificare, di muoversi sull'arena politica, cioè usare la storia appunto come argomento. In questa cronica di origine Civitatis Florentiae, i fiorentini dimostrano cosa? Dimostrano che in realtà Fiesole e Firenze fin dall'antichità erano state la stessa cosa, perché hanno gli stessi fondatori. Discendono entrambi dagli stessi fondatori, quindi quello che stavano provando a fare i fiorentini all'inizio del XIII secolo non era altro che il ripristino di un antichissimo ordine che era stato poi sconvolto nel corso del tempo. Per questo motivo, diciamo, ho riassunto, diciamo, velocemente i nodi dell'argomentazione. Per questo motivo, l'operazione che stavano conducendo i fiorentini poteva essere, diciamo così, considerata legittima. Questa operazione della cronica di origine Civitatis Florentiae è fondamentale perché stabilisce a Firenze, come erano stati stabiliti a Pisa, dei nuclei memoriali attorno ai quali si aggregano, diciamo così, le forze sociali e culturali della città. Tanto che ritroviamo questi stessi nuclei memoriali, appunto l'antichissima origine di Firenze, nell'opera dello storiografo forse più importante della Firenze XIII secolo, con cui si chiude il mio libro, che è Sanzanome. Sanzanome è un giudice, quindi anche qua vediamo che i giudici a Firenze cominciano a fare storia, che scrive appunto il testo, un testo molto importante che ci racconta la storia di Firenze dalla seconda metà del XII secolo, ma soprattutto nel XIII secolo. È un'opera appunto molto importante in cui vediamo, sostanzialmente narrata, troviamo cosa? La giustificazione del dominio di Firenze appunto nel suo territorio. Perché è importante quest'opera di Sanzanome? È importante perché viene scritta in un momento, gli anni 30, appunto del XIII secolo, in cui, c'è cosa in Toscana, in quel momento? Un forte ritorno dell'impero. Perché dopo, diciamo, i primi anni del XIII secolo, in cui la presenza di Federico II era stata un po', diciamo, intermittente, non così pervasiva, ecco, potremmo dire, troviamo che invece negli anni 30 matura nuovamente il progetto di Federico II di stabilire una salda amministrazione sulla Toscana. Cosa che naturalmente ha conseguenze per le sorti dei singoli soggetti che si muovono su questo ampio scacchiere regionale, tra questi Firenze. Ecco, probabilmente il fatto che la cronaca di Sanzanome sia stata scritta in quel momento non è un caso, perché troviamo lì in quella cronaca proprio la giustificazione del dominio di Firenze nel territorio, la sua capacità di autogovernarsi, di gestire la politica attraverso appunto i consigli che sono spesso richiamati nell'opera. E appunto di governare un ampio territorio, che sarebbe stata, come dire, ambizione di Federico II di invece porre più strettamente, ecco, sotto il suo controllo. Con l'opera di Sanzanome, appunto, si conclude il mio libro, che è strutturato, appunto, come si è visto, su un'ampia cronologia, 1080-1250, e in questa cronologia vengono studiate appunto le forme concrete attraverso le quali questo nuovo modo di fare politica
nella Toscana del lungo XII secolo si esplica. Quindi l'uso della storia come argomento è un'importante novità nello scenario culturale, ma anche nello scenario politico, perché appunto ci dimostra che l'importanza di muoversi, di sapersi muovere, di saper padroneggiare, come dire, la storia della propria città per dimostrarne appunto le prerogative, le capacità di autogoverno, erano tutti appunto aspetti importanti per riuscire a riguadagnare una posizione, per garantire il proprio prestigio o, come leggiamo spesso nelle fonti di questo periodo, il proprio onore, honor. Così diciamo, direi che ho illustrato abbastanza in dettaglio, diciamo, il contenuto del mio libro, e lascio la parola a Maurizio Calì. Grazie Alberto. Da notare che tu hai portato ad esempio due città che poi sono contrapposte fra di loro, no? come idea politica. Oggi usiamo parlare di Guelfi e Ghibellini, i Guelfi toscani fiorentini e i Ghibellini toscani pisani, che però utilizzano entrambi lo stesso sistema di scrivere attraverso la storia della loro città quelle che sono le prerogative di ognuno, no? Quindi divisi sul piano ideologico, ma uniti sul piano letterario, potremmo dire. Sì, questo è appunto un elemento davvero pervasivo della cultura politica delle città toscane del XII secolo, nel senso che si ritrova, poi diciamo avrei potuto fare altri esempi, ma si ritrova diffuso effettivamente su uno scenario molto ampio e insomma travalica, come dire, differenze di tipo politico, appunto. È un elemento culturale appunto comune, che rimanda cosa rimanda? Questo mi dà l'occasione di rispondere, di porre, diciamo, un ulteriore elemento in questa discussione, di parlare di un'altra cosa, che perché è comune questa diffusione della cultura storiografica? Perché comune era la cultura politica da cui venivano queste città, che fino alla fine dell'XI secolo erano, e all'inizio del XII, con la morte di Matilde di Canossa, diciamo così, erano tutte inserite all'interno di un organismo politico, appunto la Marca di Cuscia, in cui tutti questi soggetti dialogavano l'uno con l'altro in un organismo di tipo come una corte, diciamo, nella corte appunto del Marchese, in cui probabilmente si discuteva, si dialogava, si negoziavano le posizioni. Nel momento in cui questo organismo politico crolla, viene meno all'inizio del XII secolo, ma già dalla fine dell'XI, diciamo così, la Marca è ormai un organismo debole, vediamo che questa esperienza, diciamo, di argomentazione maturata probabilmente alla corte dei Marchesi, matura in forme nuove all'interno delle città. Questo è quello che ci consente di spiegare per quale motivo il fenomeno è trasversale, riguarda l'intera regione entro un periodo di tempo, poi alla fine abbastanza definito, perché vediamo le prime appunto esperienze storiografiche, come ho detto, nascere tutte più o meno alla fine dell'XI secolo e maturare nel corso del XII secolo, via via che questa arena politica nuova, che è appunto quella della Toscana, dove non c'è più la Marca, si ristruttura, si ridefinisce, ognuno rinegozia le proprie posizioni nei confronti dei soggetti che sono in grado di attribuire onore, prestigio. È uno scenario molto frammentato, naturalmente, che però in cui appunto matura un nuovo modo di fare politica e maturano nuove forme di espressione culturale. Bene, io ti ringrazio e ricordo il titolo del tuo saggio, che è Prove di memoria,
Origini e sviluppi della storiografia nella Toscana medievale 1080-1250 circa, pubblicato da Carocci, e l'autore Alberto Cozza, che abbiamo avuto il piacere di avere con noi e che ci ha fatto capire queste dinamiche in un territorio particolare e in un periodo storiograficamente ben definito, su come si scrivono le storie delle città. Quindi io invito tutti quanti ad andarlo a comprare e ringrazio tantissimo Alberto per questa presentazione. Grazie Alberto. Grazie, un saluto a tutti.